Il titolo pagherà adesso all'Istituto di Studi Scatenanzi d'Alghè. In Bulgaria fa un cambio, l'Alghè in Istituto di Studi Scatenanzi. Perché già voi l'intervista della nostra, della Presidente dell'Opera Culturale al diario dell'USE, e on ya sta un'affermazione al titolo bio scatenanzi mantenen la complessità della realtà della lingua. Io intenterei di presentare alcuni elementi che caratterizzano la nostra comunità, il nostro territorio, molto brevemente. E da sprese la storia dell'Istituto Alghè e la prospettiva soprattutto dell'Istituto nella nostra comunità. Dunque, l'Alghè, come tutti sapete, è la comunità catalana a Sardegna. L'Alghè non è una città, è una città che ha un territorio che è collocato geograficamente nella regione Sardegna e, mese esattamente, nella provincia di Sassar, nella parte nord occidentale della regione Sardegna. Che è la Sardegna è un'isola molto grande, è un'isola che ha più di 24.000 km quadrati di superficie, è poco abitata, siamo 1.600.000 abitanti, ha una densità molto bassa, 69 abitanti per chilometro quadrato, e ha una prospettiva futura al 2050, e ha una previsione di una diminuzione della popolazione fin si arriva a 1.300.000 abitanti. Questo è il futuro della nostra regione. Da un punto di vista politico, la regione Sardegna è una regione autonoma dello Stato italiano, ha un statuto proprio e ambiti amministrativi, competenze amministrative proprie. Dunque, è una regione, una delle prime regioni che era dello Stato italiano prima della fine della Seconda Guerra Mondiale e una delle poche regioni italiane a statuto speciale. Il territorio dell'Alghè condiva a stare nella parte nord-occidentale della Sardegna, ha una superficie di 225 km quadrati, una largaria di costa di 80 km, un'abitanza poco meno di 44.000 abitanti, ha una densità molto mesata della densità della resta di Sardegna, della Sardegna, cioè 191 abitanti per chilometro quadrato. Però questa persona non sono tutte a scollocare all'inizio della città dell'Alghè. L'Alghè è caratterizzata da prendere anche una serie di logarezzi, all'interesse di borgate, che sono derivanze delle opere di trasformazione agraria degli anni 30 e degli anni 50 del secolo XX. Dunque, in questa logarezza vivono persone che sono legate all'attività agricola della chiesa, esplicando nella parte nord del territorio agricolo. Da un punto di vista paesaggistico, produttivo, il territorio a sud della città della Ghesca caratterizzata soprattutto da oliveras, una coltivazione, molte coltivazioni di oliveras che volendo sprese donano la possibilità anche di trasformare questa oliva in olio. La parte nord occidentale del territorio algherese è caratterizzata dalla parte meno importante da un punto di vista naturalistico e anche storico, perché il golfo di Porticonta, che voi vedete qui, il romanzo, non donato del romanzo Portus Nympharum, il porto della ninfas, e qui nel 1353, è scatenato, guagnano la battaglia navale contro il Genovesius e conquistano l'Alghè nel 1353 ad inizio di questa baia. Un'altra vista del golfo del Porticonta, a proprio della città, a nord della città, c'era stata una stanza, la stanza del Calic, mora proprio della città, caratterizza molto questa oratoria.
i compureuveura della parte a nord della Stand del Carnica scomincia il territorio che è stato oggetto della trasformazione agraria negli anni 30 e 40, a voi prevalentemente coltivata a vigna. Mentre la parte nord-orientale è totalmente caratterizzata appunto dall'attività agricola a vigna, o prevalente. È una città che ha una propria economia. Fondamentalmente, abbiamo 760 imprese che lavorano nel terziario, 520 nel service, 320 nella costruzione. E sono per una città di 44.000 abitanti sono numeri molto importanti, però sono tante perché prevalentemente sono costituite da due o tre persone che lavorano, donne patite, molto patite. In vista alla giornata dell'Alghe, con l'attività della pesca è stata sempre un'attività che ha caratterizzato la nostra comunità. Molto importante. A voi è un'attività come tanta altra tradizionanza in crisi. Tanin non è di 95 barcas che pescano, prevalentemente è un pesca della petita pesca, donze pesche da spese portate al mercato dell'Alghe e d'estio fornese tutta la restauranza e utenze della nostra città. La pesca più importante è sicuramente la pesca della Giagosta, che è quella che dona mese un ritorno economico per il pescador, e la pesca del curar, che voi è regolamentata dalla regione Sardegna, basta se feva a Malacreo di Sant'Andrea, che fa una distruzione totale della nostra questa ricchezza che ha sempre caratterizzato il territorio dell'Alghe, la mar dell'Alghe. A voi la regione Sardegna ha posato un limite, i donze porano pesca solo 30 persone in tutta la Sardegna per curare. Donze, il tutto ciò per fare sì che questa ricchezza non vada per scomparire. Gli stanno diversi selersi alla Ghe. Fondamentalmente, due mesi importanti sono la Sele Mosca, che è un seler privato, a voi. È di proprietà della Campari, dunque c'è una distribuzione mondiale, e è un celliere, ha una propria produzione propria, sono 550 ettari di vigna, e l'azienda è costituita di 150 ettari. Produce 7 milioni di ampoglie di vino all'anno, e lavora circa 200 persone. Dunque è un'attività imprenditoriale molto importante per la nostra città. La seconda, Xavier, è una cooperativa. Questa cooperativa è il frutto del stravanzi, della riforma agraria fatta negli anni 30 e 50. Dunque, vigna, gente che produceva vigna, da spese va a essere costituita il seller, dunque l'azienda, onse lavorava il RAIM, e a voi questa è una realtà molto importante per la nostra città perché te casi tra sensi soci che lavorano, che producono vigna e da spese le persone che lavorano al seller per la produzione di vigna. E sono 4 milioni di ampoglie. Dunque, io sto in altre patite, altre patite seller che producono vigna, ma non in quantità come questa dose. In visti che gli stanno molto su di veras, i donzi anche imprese che lavorano a questa riva e producono oli che va, gli sta un'azienda, soprattutto la San Giuliano, che esporta a tutto il mondo, America, Giappone, e després anche diverse imprese della Maderia, come è la tradizione di tutta la resta della nostra regione. Il turismo, e anche l'economia, il turismo è una realtà che è un'attività imprenditoriale che già nel secolo XIX caratterizzava la nostra città, soprattutto un turismo della parte dell'anteriore della Sardegna che veniva dall'Alghe
fare sbanzi di stivo a mare, tenne in mezzo di 1000 posti lì, soprattutto in hotel e camping. E da spreso una quantità che non certa, non catalogata, di B&B, di agriturismo e donze. Un milione circa di presenza turistica all'anno è sicuramente un numero molto limitato rispetto alla quantità di gente che viene al Ghe e che lo è registrata, perché sta a una casa privata, sta a un B&B, sta a un agriturismo. E in vista che il territorio del Ghe è una parte naturalistica molto importante, dove sta un parco naturale terrestre della regione Sardegna, il parco dei Porti Conta, sta un'area marina protegida per la Stato italiana, ya stanno tre luoghi di importanza comunitaria per la direttiva Habitat dell'Unione Europea, una ZEPA, una zona speciale per la protezione dell'ambiente della AUS, per la direttiva AUS dell'Unione Europea, e al finale tutta quest'area fa parte dell'area Sinché del parco geominerali della Sardegna, che è un parco immenso, che sono circa 3.800 km quadrati complessivamente dei parchi geominerari della Sardegna. Proprio perché la Sardegna è una, praticamente tutta la storia della terra, da un punto di vista geologico, è presente nella regione Sardegna e da spese per la ricchezza dei minas che a voi sono totalmente tancati. Centro di ricerca, la Ghette ospita tre importanti centri di ricerca: l'Università, il Dipartimento di Architettura, Disegno, Urbanismo dell'Università di Sassari, che scorca un luogo fantastico perché la SEU è a questa, alla muraglia della Ghette, il Porto Conte Ricerche, che sta a Drinz del Golfo dei Porti Conta, ma ora proprio della SEU del Parco dei Porti Conta, e il Centro Interdepartimentale per la conservazione e migliore della biodiversità vegetale dell'Università. Dunque, gli orsi di ricerca di importanza a livello europeo. La superficie del parco naturale? Sono 5.000 ettari. Rispetto al totale dell'isola sono un 1000%. È un re. No, perché è un 1000%, è molto. 5.000 ettari. Ah, ettari, chilometri quadrati, per vuol dire. 50 km quadrati. È molto patito. Perché la Sardegna ha una lei istitutiva, una lei per le aree protegite, però è una lei che ha donato a un finale. Come risultato della creazione dei due parchi naturali, regionali e ad altri tre deporti. Dunque, molto patizi sempre. Però, il rispetto alla Ghe? Perché è stato da lì? Rispetto alla Ghe sono 50 km quadrati, sono un cinque del cinque, un 1000%. No? È importante. Sì, e soprattutto il fatto è che questa triada del parco naturale a Porti Conte è una triada che affetta la comunità algarese. Perché al Carlo Secchi Sindichi, sì, io portavevo della forza politica che lì ha guagnato la selezione, abbiamo usato come programma elettorale la istituzione del Parco Naturale dei Porti Conta, a un'area di estremo interesse turistico, no? Altre zone della Sardegna hanno distrussato la costa, noi abbiamo infatti la triara di conservarla. E questa lei, la lei istitutiva del Parco dei Porti Conta, caso unico probabilmente a Italia, è stata approvata avanti del Consiglio Municipale della Ghe, non a maggioria ma all'unanimità. Maggioria e minoria hanno votato per la creazione del parco, dunque una volontà forte della comunità algherese, da spesa la legge in passare alla regione perché dunque si cambia, perché è la regione che istituisce il parco, non la messa. Però la volontà di conservare questi patrimoni, che te una rilevanza storica identitaria, perché se gli occhi on appunto scomenza la storia catalana della nostra comunità, e tabè però da un punto di vista paesaggistico per porto di fare un desromance, e tabè da un punto di vista ambientale naturalistico, però l'alghe si caratterizzerà come visti della relazione di Maria Antonia
scaratterizzare di una ricchezza straordinaria da un punto di vista dei monumenti storici. L'Alghero va essere abitata già del millenni avanti di Cristo, quindi c'è una storia molto vasta della presenza umana in questo territorio. Come viste anche, tornando un momento al mondo della pesca, come a questo mondo della pesca ha prodotto una quantità immensa di nonni che in vista alla relazione della Giuse Pascalis, al via del giornale algherese, una quantità immensa di nonni che descrivesse parts per part la barca, lo strumento di pesca, e sono centinaia di nonni. Arriviamo alla via catalana. Algunas datas clave. Il 27 agosto del 1353 ya sta la battaglia navale a Denza del Golfo di Porticonte. Catalanzi, come di, guadagnano la battaglia e contro i genovesi, e tre giorni dopo, il 30 agosto del 1353, il capitano Bernardo Cabrera entra, conquista l'Alghero e entra nella nostra città. L'Alghero diventa catalano. Le persone che vivevano, gli abitanti che vivevano là, all'Alghero, stanno sotto il controllo, però continuano a vivere a Denza della città, sotto il controllo catalano. Poca mese da sprese, l'esercito di Maria IV di Arborea, che era il giudice del giudicato di Arborea, e la Sardegna già stavano quattro giudicati, di Cagliar, di Torres, Capa Nord, proprio dell'Alghero, di Oristà e di Tempio. Tempio sta nella parte nord-orientale del Sardegna. E donze, Mariano, quarto d'Arborea, reconquista l'Alghero e scatalanza in marcia. Un anno dopo, al 16 novembre del 1353, Pera IV organizza una spedizione militare molto forte, molto potente, e arrivano in Sardegna, posano l'Alghero sotto pressione per molti tempi e alla fine reconquistano l'Alghero, despoblano la città di tutta la gente che vivia, o buona parte della gente che vivia, e fanno venire gente del paese catalanze. Hanno promesso di chiaramente a chi stavano di lasciare a casa per venire a un'isola, non sapevano dove, però ya stava una possibilità di poter prendere drezze, mese di altro, e quindi marciano, vengono all'Alghero, e l'Alghero diventa totalmente, o quasi totalmente, repubblico dei catalanzi. Nel 1400, e tutto ciò dura per cent'anni circa. Al 1469, come sapevo, ya sta il matrimonio del re cattolico, Isabel de Castiglia e Ferran II d'Aragona, e da questa temporada, da questo periodo, scomenza una diminuzione della presenza catalana, dell'importanza del catalano all'Alghero. I funzionari catalani vengono a poco cambiati, arrivano funzionari castiglianze, de parla castigliana, e a poco il catalano, il castigliano, sostituisce la lingua catalana nelle arti pubbliche. Però il catalano continua a essere la lingua della gente. La resta dell'Ilha continua a parlare il sardo, perché le catalanze fanno la resta di Sardegna fino al 1350 al 1469 era controllata delle scatranze. Iglesia, Scaglia, erano catalanze. Sì, era. Rispettava la popolazione. Però, però non potevano cacciare tutta la gente di Sardegna. L'Alghero era il soglio di popolazione. Sì, sì. Spesso resta... un bari a Cagliari. Sì. Che va di fumina, e l'unico luogo dove si banca da catalani è la resta d'Illa. La resta d'Illa, però
però la gente parlava in catalano, la gente parlava in catalano, perché nel Sardegna, nella lingua sarda, ci sono tante parole in catalano. E la gente pensa che noi siamo prima, imparando quelle parole, stiamo imparando parole sarde, perché in effetti sono ellos che stanno imparando parole catalane. Esa questa... E dopo nel 1492 sta un fatto tragico per la comunità algarese, perché la comunità di Gioeva va a essere espulsata, come tutta la resta dell'Europa, e per l'Algesa è stato un danno terribile, perché la comunità di Gioeva era la comunità catalana algarese, la comunità che tenia la forza economica, e donce l'espulsata del Gioeva dell'Alghe, l'Alghe a poco bascia anche come importanza, come società. Nel 1652 l'Alghe è scolpita per la seconda volta della festa. La festa porta un vascel catalano che arriva all'Alghe, e praticamente buona parte del Algarese vanno a morire. Una tragedia totale. Dopo che un storico, un archeologo che mi ha vista, ha scoperto all'Alghe un calzante, un cementiri collettivo importantissimo, il mesgaran che si è mai stato trovato di quel periodo, e erano tutti catalani. Tutti catalani, al centro della città, nel cuore della città, erano tutti catalani che vanno a morire e l'enterrano allà, nel cuore della città. Quanti anni si vi? Molto sicuro, però era una quantità immensa di persone che vanno a morire. Che passa? È scritto che la città deve continuare a vivere. E donce, mentre si avanza, non si puliva. No, per la vita. In quel momento, Barcellona tenia 30.000 abitanti, per Pignano la seconda, 1.000 abitanti. Io penso che la Ghiè Pugliaria di 1.600 abitanti si stanì. Mille abitanti. Sì, 1.000 abitanti. Sì. Ma era una città importante. I guarnizioni militari? Sì, sì, sì. Era totalmente fortificata. All'Alghe stavano due porte, alla mar e a terra. Alla tarda si attaccava la porta e chi stava al controllo della porta diceva chiesa rinzi a rinzi, chiesa fuori da fuori. Non si apriva mai la porta. Però la capitale della Cagliari? Sì, la guarnizione principale. La guarnizione principale era Cagliari. Però la guerra è una città totalmente fortalezza, una fortalezza monata. Il potere militare si situava a Cagliari. Ah, sì, sempre. Però l'Alghe era la posizione strategica, sì, che si mise la Sardegna, sì, sì, sì. Tens l'Alghe che és el cantó, sì, sì, diguem, d'Europa, sí. Fas la volta, tens Càller, que és la direcció de l'Alghe. Són els dos punts. Qui té Càller i l'Alghe? Té l'Illa. Té l'Illa i controla tot el comerç de les espècies. Tots els vaixells han de fer aquest recorregut. I per tant, aquí els tens. I l'Alghe era important perquè tenia el coral. Doncs els catalans pescaven el coral, que era la spesa, la merce di scambio, però tenia un porto naturale, tenia tanta, anche molta attività agricola. E dunque, l'Alghe venne repubblicata con gente del villaggio, delle popolazioni che stavano al voltante della città, e dunque, gente che parlava il sardo va a vivere all'Alghe. E se il catalano si conserva a voi all'Alghe, è per la volontà di questa gente che ve all'Alghe, lascia di parlare il sardo e si comincia a parlare anche il catalano. Il catalano si conserva perché aspetti, perché nel 1652 già noi stava a contatto tra l'Alghe e il Catalogna. E non se noi stava una possibilità di un repoblamento dei catalanzi che veniva all'Alghe, ma di gente sarda che va a vivere all'Alghe. Donza, questa è un fatto storico importante e che ha un'importanza nella lingua, perché chiaramente molte di queste persone hanno portato l'idioma sardo a dentro dell'algarese, è scritto, no?
Doncs, venim a estens molt més recent. A los anys 30 del segle XX hi estaven dos elements, dos fets molt importants nella nostra ciutat. La construcció de l'aeroport i l'arrivada d'una comunitat ferrarese, perquè arriben lavoratori. Mirau aquestes dues cartes. Aquesta és de la fi del 800 i aquesta és una carta, una mappa dels anys 30, 31, al 31. La situació del territori és igual, no canvia. Al 800 i fins al 1930. Aquesta és una carta del 40, del segle passat. Mirau com totalmente modificada. Hi està la primera reforma agrària dels anys 30. Del 31 al 34. Che fa Mussolini? Agafa una comunità di ferraresi, gente che donava di usato di maghei, non che creava problemi politici agli A, lui agafa e lo svia alla Ghe per coltivare questa rete. I donzi la Ghe è una comunità di ferraresi che va a viura, che va a viura la Ghe. Aquesta és un fet important, el primer fet. El sol de qui és propietat? De l'Estat? De l'Estat. De l'Estat, perquè aquí abans era tot de privat. El meu bisavi... El meu bisavi van expropiar 480 hectàrees de terreny per fer la reforma. I comunal no teniu res? No. Sí, ja estan en territori comunal. Però aquesta és tot, avui és de la regió, aquesta avui és de la regió Sardegna i només de la regió perquè la gent que treballa aquesta re avui ha tingut la possibilitat de comprar aquesta terra i doncs són due anys. Però el sol tradicionalment no era públic de la comunitat? No, tot això abans era tot de privats. Privats. Aquest era el salt major, el salt major. El Sant Major, on si feva prevalentemente ramaderia estensiva, non ramaderia. Ja stavano le vacche sardas, molto petitette, che non tenevano necessità del re, che donavano sì 7-8 litri di lieta al dia, però che mangiavano vegetazione spontanea, che non tenevano necessità di aigua, che non tenevano necessità del re. Donc, andavano per prevotare. Donc, ja stava la trasformazione, la riforma agraria, del 34 al 40 e arriva tanta gente fuori dello spobles che stanno al voltante della Ghe per fare tutto questo lavoro. Le ferraresi arrivano quando tutto si accabà per lavorare la terra. Ma tutti i lavori della riforma agraria sono stati fatti da gente sarda che arriva dello spobles al voltante della Ghe, viene alla Ghe per poter lavorare e anche per costruire l'aeroporto. Donc, ci stava un inurbamento di gente che parla sarda, hanno suitato per fare a questi stravazzi, della costruzione dell'aeroporto e della prima riforma. Vabbè, una tipologia di casa della riforma. La seconda comunità che arriva all'Alghe. La seconda comunità che arriva all'Alghe è la comunità giuliano-istriana. Sono gente che vivia all'Istria. L'Italia per la seconda guerra mondiale e a conseguenza della perdita della seconda guerra mondiale perde tutta l'Istria. La gente che parla italiana, già sapevo cosa è passata lì, gente che molti italiani che sono stati matati, gittati a Drinzi de Covas, una situazione drammatica, dunque molta gente fuggia e arrivano all'Alghe una comunità molto forte di Giuliano Istriano, de parla Giuliano Istriano, donc gente che non tenia res de fe, a che fe a Malagarese, a Malsano. Io vanno a viura a una città, una nuova città di fondazione, Fertinia, che era stata a cominciare negli anni 30 di Mussolini e tenia ad essere la città che governava tutta la riforma agraria e che però quando scoppì la seconda guerra mondiale, acaba di essere stravazzi a Caban, non si attacca la città, non è accabata. E dunque, quando arrivano alla fine della guerra, Giuliano e Stranzi lo portano qui. Si comincia a stravazzi per accabare tutta
la scasa, e a questa gente va via una fettina. E fertili a voi, a chi? A chi? Te e gli Aode Samachi che mira verso la lì. E gli sta gli Aode Samachi che mira alla lì. A poco, questa gente quando arriva sta molto ancada, come a difesa della propria comunità, ti aspetta però, sa obri, a scomenza del matrimonio, entra al Gresius i fertilianzi, lo sato di en, e però tutto ciò complica la cosa perché il matrimonio misti, mistus era uno che parlava in algherese e l'altro che parlava in italiano, e alla fine acabava che si parlava in italiano sfizio. E a questo c'è un altro elemento. La complicità della lingua. Il terzo momento del secolo XX sono gli usanze 50, che interessa fondamentalmente una comunità di parla sarda. Che passa? Acaba la guerra, la gente tenia, la seconda guerra tenia fame, e aveva necessità di terra. Il governo italiano fa una seconda riforma agraria, molto più grande della prima. Molto più grande. I donze, che sta la potenza della trasformazione agraria, io ricordo ciò, perché il mio padre era funzionario dell'ente Ferrare, da Spedente Sardo, da Spedente Fasi. Si fanno traversi di trasformazione agraria che sono fatti come l'esperienza di gente sarda, e da Spedente sono persone sardas che venano a vivere e a lavorare la terra. Qui sta l'atta ufficiale del giuramento del certificato di assegnazione, cioè il politico che dona la sclave della casa e del terreno per poter cominciare a lavorare, e è tutta gente, o la maggioria di gente che viene da spobles. Mirau, questa è tipica costume della donna sardas di cada dia. I donze, un inurbamento nella nostra città di molta gente che parla sardo. Ancora messo l'usanza 60, ya sta la grande industrializzazione nell'area di Porto Torres, arrivano funzionari, tecnici, dirigenze per la costruzione di questa enorme petrochimica, e non vanno a viola, vengono a viola lì, veramente, non vanno a viola a Porto Torres, vengono a viola lì. Dunque una gran quantità di italiani, di gente pan italiana, di livello alto, dunque tutte gente che tenia davvero disponibilità economica, vengono a viola lì. Altro fattore che hanno contribuito a una riduzione dell'utilizzo della lingua è chiaramente la scuola obbligatoria della lingua italiana e media televisione, radio, diari, tutto in lingua italiana. Dunque, è un miracolo. Effettivamente, sul miracolo che ancora voi e la gay, e sta una persona che parla il catalano. Siamo a questa diagramma, eh? Questo è un popolo che sta molto a proprio della mia. È un popolo che sta quasi 500 metri. Mirau quanto comincia la riduzione, eh? Qui siamo al 1911, da spesa dell'onza ya sta una quantità di gente che va a morire, giovane, sarse, si usano tornavo alla scoprezza della Sardegna, alla ogni stanno la lista delle persone che sono morte, che gli stanno meno persone morte là che non alla viola. Agafavano anche su giovani, si avviavano in prima linea a morire. Dunque, fondamentalmente, già dell'usanza 31 a scomenza la baciata. A Villanova, praticamente, passando casi, sinchi mille e 600 persone, a poco meno di 2000, tutta la gente che falta chi va al 30, va al 31 la via Pugia impressionantemente, cioè tutta la gente dei Tiltambè, tutta la gente che ve a viura alla nostra città, o per strabalze della miglioria della trasformazione agraria, o perché
perché tenen la terra per poter lavorare. A voi che passa? A voi passa tutta. La città di Alghè è una città dove la gente, proprio parlava al telefono a un giovane, amico di me, un giovane di me, che ha fatto la triada della viura a un popolo di 9 km dall'Alghè. Perché? Perché i giovani dell'Alghè non possono comprare casa, non possono lucrare a casa, perché la casa dell'Alghè costa, hai contesa, avevo, no, bandiera, investe, espresso della casa dell'Alghè. La Prada. La mia costa tre svagate al mese una casa. Usato un preo che va da 3.000 a 6.000 euro a metro quadro. Dunque, un giovane che si attende fa casa, il minimo, costa 240-280.000 euro. Si tiene solo un che lavora, la banca non ti darà mai di nessuno per comprare. Dunque, che fa dan Zangaresus, deixano di vivere all'Alghè e vanno all'Alghè i dolci. Talim, dell'usanza 70, una pujada della comunità, della popolazione del Medo, dell'Umero, con di nosaltri, terribile. E a chi vive un mese di 1.000 Algaresus, che deixano di vivere all'Alghè e vanno all'Alghè. E sono giovani, molto giovani, che parlano l'Alghè. Idonze, una perdita di gente che parla l'algarese va viura ad altri comuni. A ciò, a questa è la parte che interessa la nostra comunità. Ma a fuori della nostra comunità, che sembra questo, a fuori sta questa realtà. Cioè, una regione on si parlano diverse idioma, diversa variante del sardo. Il sardo, come il catalano, non è costituito per un'unica uniforme lingua, ma già sta il galurese, che sta a chi? Già sta il logudorese, già sta il sassarese, già sta il logudorese settentrionale, il logudorese comune, che sta in gro, già sta il nuorese, che è il core della resistenza culturale sarda, la sbarbarus, che diamano. È romanzo, la barbagia, ancora lui, e tutta questa parte è il campidanese. E al sud è stato il tabacchi, ad Acestiglia è stata una comunità di gente che parla il tabacchi, è il genovese antico. Usato ad Acestiglia, a Reggio di San Pera, è un mondo totalmente diverso, come è un mondo totalmente diverso l'Alghè. Dunque, a questa è la realtà nella quale si trova l'Alghè. Una patita comunità ad inizio di una realtà linguistica, socio-economica, a vagadas diversa della nostra comunità. A chi sta la complessità? A voi l'Istituto dei Studi Catalani è rappresentato da 4 persone. Io sta per l'assessore di Scienza, è Sandoldine Alfonso. Con Vera, la sezione storica archeologica fatta da un'ombra. Scienze biologiche, io stichio. Scienze e tecnologia, è Norberto Piccinini, che va a essere il primo membro dell'istituto al 1994. Però che passa? Il Norberto Piccinini era un professore, perché a voi ha giubilato. Era un professore di ingegneria al Politecnico di Turin, un uomo di gran cultura, che però non vivia da lì, vivia a Turin. I don sono puria tenda che il ruolo che te un membro corrispondente a una agenzia di una comunità, che don era stava a Turin, l'Alghè, a scomenza trenda. Un rappresentante che vive nella nostra città, Amar Rafael Caria, che è membro corrispondente della sessione filologica al 2006, un anno avanti di me, 2006, e che però va a morire il 9 d'abril al 2008. Del 2008 al 2013 non è stato un membro della sessione filologica
doncs, s'incanse de pensaments per veure qui podia ser la persona que tenia de substituir el Rafael Carrià. El 2007 vaig ser nomenat jo, el 2013, appunto, el Franceschi Vallone e al final Monsen Hugues che entra nella sessione di filosofia e scienze sociali. Questa è la situazione a voi all'Alghè. Quindi, tre persone che vivono all'Alghè, io che vivo a Turin, perché Norberto Piccinini ha passato vacanza all'Alghè e aspetta torna nella propria nella città. La storia dell'istituto comincia al 1997. Al 1997 il presidente Manuel Castellietti e il Carlo Secchi, dopo diverse riunioni, vanno a siglare un convegno dove l'istituto raccolge nell'amministrazione municipale dell'Alghè, la massima istituzione a competenza linguistica nella nostra città. E l'Alghè, la città dell'Alghè, l'amministrazione municipale dell'Alghè, raccoglie nell'Istituto Sud di Catalanza l'Accademia Linguistica del Paese di lingua catalana. Donc una reciproca raccoglie. Che per cert è molto importante perché l'Istituto non ha cap autorità ni sobre l'Alghè, ni sobre Catalunya Nord, ni sobre Andorra. El decret reial és pel Regne d'Espanya. I per tant, és un reconeixement, diguem, que sembla així, però de fet és aquest que dona competència de l'Institut real a l'Alghè per voluntat de la gent. Exactament. Si no, no en té. És el mateix per Andorra o per... Exactament. Nel 96, Norberto Piccinini, algunas iniciativas, no todas, porque no solo la città ha ricostruito todas las iniciativas que el Instituto ha fatto all'Alghè, pero nel 96 Norberto Piccinini organizza un congresso di ingegneria e ha la presenza di diversi membri della sessione di scienze e tecnologia. Nel 97 è stata l'inaugurazione della mostra del 90 anni della storia della IEC. Io stava presente il presidente Manuel Pagliese, il sindaco e il presidente della filologica Giovanna Argentea. Nel 2000 la sessione filologica organizza anche una giornata di lavoro. Io stavo presente il sindaco, allora era Antonio Baldino, io stavo il presidente della sessione Giovanna Argentea, della sessione sempre filologica. Giovanna Argentea, e ci stanno diverse interventi, catalanzi, cioè Giovanna Baglie, Andrea Bosche, Giuseppe Valverdù, Raffaele Carì, e già speso al Benizio, Raffaele Carì, Antonio Nuga, Carlo Secchi e Giuseppe Tavani, che sono professore dell'Università di Roma. All'ottobre del 2011 ci sta una giornata organizzata del lavoro organizzato dalla Sessione di Scienze e Tecnologia. Ancora nel 2014, c'è stata una conferenza di Giovanni Domenico Rò sopra il tema della Mediterranea dal punto di vista ambientale, chiaramente, e sempre nel Via Avance Salvador Giner che parla della Mediterranea e ponte di cultura. Sempre nel 2014 la sessione di filosofia e scienze sociali organizza alla sessione del Parco Naturale del Porticonta una giornata di studi. Già stava presente e il presidente della sessione Giuseppe Gonzalez Agapito, il presidente di via Giovanni Domenico Ross e il nostro amico Giovan Beccati. In quella occasione il presidente Giovanni Domenico Ross consegna a Monsen Hugues le scuole dell'Italia, perché io non vi ho tenuto ancora, le scuole dell'istituto. Un'altra iniziativa è stata l'inaugurazione nel 2009 dell'esposizione Miradas Cruedas, Creuadas, organizzata in collaborazione con l'Opera Culturale. Dunque, l'Istituto ha fatto diverse cose messe ancora all'Alghè, di quando sono membri che vivono all'Alghè, membri dell'Istituto dell'Alghè, e ha una vita mese attiva
dell'istituto. Però sono iniziative sporadiche che non donano continuità e che non tengono continuità. Quindi, io ho individuato alcuni aspetti organizzativi. Non vorrei essere assolutamente il Vangelo, sono idee mie. Quindi, la prima cosa è necessario che tutte le sessioni siano rappresentate dalla mia. La seconda è sollecitare l'amministrazione che trovi un lloc o una delegazione. Ho avuto nel 2014, approfittando della presenza del presidente Gian Domenico Rossi, ho avuto una riunione a Manalcade della Diamant Sindic e lui ha preso l'impegno di trovare un locale. Ancora non mi ha donato però una risposta, io intenterei ancora di damarà. E se è possibile, che individuare una persona che tenga il rapporto entra l'istituto a Barcellona e l'istituto all'Alghier e le istituzioni che stanno all'Alghier, visto che stanno molto al centro della ricerca, sta la necessità, perché noi siamo una comunità mesigliana, mes complessa se vogliamo, abbiamo visto non la complessità della questa realtà, chiaramente non rappresentato. Il futuro allora, sempre la relazione istituzionale. Già sta a questo conveniente l'Alghier e l'amministrazione municipale dell'Alghier e l'istituto. Probabilmente è necessario che a questo rapporto si infortì, no? E sia necessario si de casa s'attangheria di revisionare a che convegno. Vedo si tem necessità di alcuni cambiamenti, perché è un convegno del 97, quindi possono essere alcune cose che sono superate. Ancora, posa in marcia la relazione stabile con l'Università di Sassar. Sassar è membro della Scienza Vive dell'Università, quindi non è possibile che l'istituto non tenga un rapporto stabile con l'Università di Sassar. E in particolare attenzione, speciale attenzione al Dipartimento di Architettura che sta nel game e che te rapporti forse per esempio a Girona l'Università della Ghe promuova l'IEC nel centro della cerca che tenga la Ghe, che sono importanti, che è necessario che ellos conoscano l'esistenza dell'istituto alla Ghe e ancora mes cala clarì il che avrebbe essere la relazione tra l'IEC e la delegazione della Generalità di Catalogna, perché quando la delegazione della Generalità di Catalogna organizza, a me arriva il convito con un'altra persona, non è sta una considerazione, non perché io so o perché l'altro è e l'altro è, ma perché io rappresento un'istituzione catalana all'IEC, quindi tagliare di sta una attenzione maggiore nei confronti dell'istituto, no? E tutto ciò va chiarito, che tenendo in considerare questa realtà, come tenendo posando un rapporto, tenendo posa marcia iniziativa dal comune, cioè questo è un altro tema che va preso in considerazione. Al finale, io sto una comunità però, gente comune che vive l'Alghier, che parla l'Algherese e che è importante che conosce l'esistenza dell'IEC, quindi iniziativa dell'IEC che per la popolazione algherese e anche creare relazioni stabili a tutte quelle entità e associazioni che lavorano in campo della cultura e della lingua catalana. Alcune strategie. Io tengo una mia convinzione che il catalano è una metalingua. La siccome è stata una popolazione animali e vegetali che sono popolazioni metapopolazioni, cioè costituire delle popolazioni separate geograficamente e che però da un punto di vista genetico tengono una similitudine molto forte, il catalano è una lingua
Iliada, hi estan en illes lingüístiques, l'Alguer, Andorra, Catalunya Nord, que té una pròpia varianta, i aquests illamenti determinen també nelle espècie animali e vegetali una varianta. Penseu que alcune ausenze che vivono in Sardegna, e che la stessa specie si trova in continenti, tenono una varianta linguistica, tenono un canto diverso, il sonogramma descrive un canto diverso. E a volte un ornitologo che viene in Sardegna, che intende il canto, che sente il canto di questa specie, ha difficoltà a riconoscere, perché c'è una differenza sostanziale. Quindi, sì, questi animali hanno una varianta, perché non riconosce la varianta linguistica. Un problema che per esempio tinchio, cada volta che tenti fare una relazione scientifica tinchi necessità di agafare parole nuove che l'algarismo te, però questo è un problema che ha posato il primo giorno il nostro presidente, cioè la lingua viva te necessità continuamente di nuove parole, di un titolo indipendente che c'è parole dell'italiano, del sardo o del catalano, ciò fuori una un tema da affrontare all'istituto. Il problema del rapporto tra IEC e l'amministrazione comunale è fondamentale. Perché? Perché a voi che passa? Passa che l'amministrazione municipale quasi delega la delegazione del Catalunya a portare avanti tutto il tema linguistico. Io credo che lo sia opportuna una cosa, che l'Istituto di Pugaria tenda un ruolo fondamentale nel tema, ma che il rispetta, che nosaltres avremo da manem già sempre del monte. Infine, in finale, che cambi nel caso dell'indipendenza di Catalogna? Io penso che la Lega tenderia solo un risultato positivo, perché a Italia la lingua minoritaria che tiene il mes dre, mes diners, che fanno lingua, che fanno una scuola non de, ma an lingua minoritaria, sono il francese della Val d'Aosta, l'alemano del Trentino Alto Adige e lo sloveno del Veneto, che sono le tre lingue che tengono andarela una stata. E sarà che una stata in catalana dugheria forza al catalano al garese della Lega. I donze, da un punto di vista organizzativo, non cambierebbe rese, perché già usato siamo l'istituto è un istituto di una stata straniera rispetto alla Lega che fa parte della stata italiana, non cambierebbe rese da un punto di vista dei rapporti istituzionali, cambierebbe però per la Lega. Perché l'alghetta magari ha messo. E al finale, per una persona che se è alla muraglia dell'alghetta e mira cade casa, tira una linea retta, mira che passa. Arriva Rez a Barcellona.